ero talmente povero che il mio povero papà, che era in ferrovia, ferroviere, io sono la voce della rotaia, mio padre che non aveva queste grandi possibilità, quando succedeva qualcosa nel nostro rione, di bello o di brutto, cioè, ci pensava sempre Beniamino, ero io il bambino che volevano tutti più bene. Poi aspettavo sempre che qualcuno mi mandasse a comprare sigarette o che mi mandasse a comprare qualcosa, così il resto me lo davano, me lo lasciavano, no? E io ho sempre voluto più bene il prossimo di me stesso veramente. Io sono nato in una terra difficile, una terra dove tu per diventare sei sempre costretto ad andare via a conquistare il mondo, dove c'è gente meravigliosa e adorabile che purtroppo non ha tanto benessere, però è una terra stupenda, e quindi questa terra mi ha insegnato che bisogna insistere, bisogna sempre non mollare mai, perché io vorrei dire infatti a tutti quelli che pensano che nella vita sia tutto difficile, non è vero, perché io sono una persona che nella mia vita non ho avuto nessun santo che mi ha spinto, si dice così, per arrivare in televisione. Io sono orgoglioso di essere italiano, soprattutto perché sono stato un emigrante. Io so cosa vuol dire non essere italiani, vivere per 5 anni fuori dall'Italia, e quindi io canto all'italiana, ed è una cosa molto importante che noi dobbiamo esportare le nostre canzoni italiane nel mondo. Del resto io l'ho esportata in tutto il mondo. Italia, Italia, questa canzone io la canto a te.